questa edizione del D-News. Il Premier Matteo Renzi oggi a Palermo per l'inaugurazione del nuovo anno scolastico. Il Crocetta bis è un governo nato morto, lo afferma il segretario dei Democratici Fausto Raciti, che toglie il sostegno al governo. Le problematiche degli enti locali al centro del direttivo della UIL FPL, che parla dell'avvertenza Italia e dell'avvertenza Sicilia, con le tante difficoltà che il nostro paese vive. Protesta dei lavoratori del consorzio di bonifica 9, gli stagionali vengono licenziati e la regione esternalizza i servizi. In stato di agitazione, i lavoratori forestali, ridotte le giornate lavorative e messo a rischio il patrimonio boschivo siciliano. Solo ad agosto si è registrato un 500% in più di incendi rispetto al 2013. È siciliana la nuova Miss Italia, si tratta di Clarissa Marchese, originaria di Sciacca e residente a Ribera. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su qds.it. Campagna Etica 2014. Abbonati al Quotidiano di Sicilia. Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di Risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. Nella scuola ci sono 149.000 persone che hanno l'obbligo di essere assunte, a dirlo il Premier Matteo Renzi intervenendo nella discussione sui precari della scuola inaugurando l'anno scolastico nell'istituto Pino Puglisi di Palermo. Al suo arrivo nell'istituto il Premier era stato fischiato da un centinaio di manifestanti. Brancaccio è la capitale della scuola d'Italia, ha detto rivolgendosi agli alunni e ai docenti e intervenendo all'inaugurazione della scuola. Poi ricordando Don Pino Puglisi, cui la scuola è stata intitolata dal comune di Palermo, ha aggiunto: la mafia è ancora forte non solo a Palermo, anzi soprattutto tutto al nord per le sue connessioni economiche, ma noi siamo qui per fargli abbassare la testa. Intanto per strada sono in tanti quelli che hanno protestato, soprattutto precari, che chiedono di essere stabilizzati, ma anche vincitori del concorso del 2012 che attendono l'ammissione in ruolo. Ritornando poi a parlare della scuola, Renzi ha aggiunto: con la prossima legge di stabilità cambieremo il sistema di funzionamento della scuola. Anni e anni di stratificazione di promesse non mantenute hanno prodotto una situazione unica in Europa rispetto al corpo docente e un sentimento di frustrazione dei nostri ragazzi, dei nostri insegnanti. Noi abbiamo scelto di mettere la parola a fine tutti coloro i quali hanno assunto un diritto, un'obbligazione, o meglio, verso i quali lo Stato ha assunto un'obbligazione, vale a dire quelli che fanno parte delle graduatorie a esaurimento, saranno assunti nel settembre del 2015 con il nuovo anno scolastico. Però noi chiediamo di cambiare le regole del gioco e diciamo anche ai docenti e agli insegnanti: guardate, noi siamo disponibili a portarvi dentro la scuola in modo definitivo e finire con la supplentite, che è stata una delle malattie della scuola, ma voi aiutateci, l'ho detto dentro, a valorizzare il merito. Non è una parolaccia il merito nella scuola. Non è una parolaccia per il ragazzo che prende 9, per quello che prende 6. Allo stesso modo non possiamo dire agli insegnanti che sono tutti uguali qualsiasi cosa facciano. Dobbiamo dire che ci sono insegnanti che sono particolarmente bravi e meritano tutto il nostro appoggio e la nostra stima, e gli insegnanti che sono un po' meno bravi vanno aiutati con la formazione permanente a fare meglio. È interesse degli insegnanti che si premi chi fa bene il proprio lavoro ed è interesse delle famiglie. E infine, così la dico io, mi sono fatto la domanda e mi do una risposta, molto alla Gigi Marzullo: il Sud per me non è soltanto un elenco di problemi. Quando sono stato a Napoli, sono stato a visitare una società all'avanguardia nel settore dell'innovazione sugli elicotteri. Quando sono andato 2 giorni fa a Bari, ho inaugurato un'azienda che ha 300 persone che lavora nel settore aerospaziale, e oggi vado in quella che è stata premiata come la migliore startup d'Italia, perché a Palermo, a Bari, a Napoli si possono fare straordinarie realtà di impresa, e questo è il nostro obiettivo: riuscire a valorizzarle e a dire grazie a quei ragazzi e a quelle ragazze che ci provano.
sottosegretario, un'occasione è quella del direttivo della UIL FPL di Catania per fare il punto della situazione su alcune problematiche importanti. Pensiamo agli enti locali, pensiamo alla sanità. Non va bene a Catania, non va bene in Sicilia, ma nel resto d'Italia non ci sono situazioni sicuramente migliori? No, la situazione è generalizzata, certo in alcune sacche del paese ci sono situazioni differenziate legate anche al modello organizzativo che le regioni si sono date, ma complessivamente direi che il danno generale che sta derivando nella funzionalità dei servizi appunto è generalizzato in tutta Italia. In una situazione nella quale questo governo fa annunci tutti i giorni ma che poi di fatto il giorno dopo se li rimangia. Oggi avete la fortuna di avere il primo ministro Renzi a Palermo a visitare l'ennesima scuola media. Strano che questo Presidente del Consiglio vada in giro a visitare scuole, a fare grandi proclami, ma poi che di fatto lascia la situazione dei precari della scuola, appunto, nella sanità, negli enti locali, in una situazione di assoluta incertezza. Non c'è certezza ormai per nessun tipo di rapporto di lavoro, sia nel pubblico che nel privato. Questo ovviamente sta producendo dei danni nelle aspettative, cioè il senso che la gente ha è di sconforto e di delusione. La situazione che sta uscendo anche dal quadro europeo, certo abbiamo portato a casa un grande risultato nominando un nostro ministro degli esteri, ma che di fatto però tutti i posti di potere economici appartengono al ceppo germanico, quindi di conseguenza noi non conteremo assolutamente nulla nel quadro generale dell'Europa. A questo punto è evidente che la preoccupazione è enorme. Noi stiamo pensando seriamente di mettere in discussione il rapporto con questo governo come organizzazioni sindacali, questa volta in maniera unitaria. Stiamo programmando già per il mese di novembre una manifestazione unitaria che dovrebbe essere la prima giornata di contestazione nei confronti di un atteggiamento governativo che non sta dando assolutamente nessuna possibilità di speranza per il pubblico impiego. Il fatto che si voglia bloccare i contratti di lavoro fino al 2020, perché di fatto non è la questione del blocco dei contratti fino al 2015, ma la normativa prevede già di fatto il blocco dei contratti della pubblica amministrazione fino al 2020, evidentemente non può essere accettato. Quindi di conseguenza noi faremo una serie di azioni a partire già da subito con la disdetta per esempio degli accordi interconfederali per quanto riguarda il rapporto di garanzia dei diritti minimi per quanto riguarda lo sciopero nel mondo pubblico, quindi metteremo in discussione tutti gli accordi di comparto che sono stati firmati a suo tempo con un governo che era un governo che garantiva, oltre al fatto noi ci impegnavamo a garantire la funzionalità degli uffici e non mettere in discussione in nessuna maniera i limiti essenziali per quanto riguarda la funzionalità degli uffici, degli ospedali e tutto il resto, ma avevamo una controparte che comunque garantiva i rinnovi dei contratti di lavoro. Evidentemente quando una delle parti viene meno a un impegno è chiaro che anche l'altra deve sentirsi svincolata dal fatto di dover garantire appunto questo tipo di impegno assunto per un quadro generale. Quindi noi partiremo con la disdetta di questi accordi, partiremo con una serie di iniziative che si sposteranno nelle varie piazze. A Roma c'è già stato uno sciopero generale dei dipendenti del comune con un alto indice di partecipazione, a Venezia è stata la stessa cosa, molto probabilmente nei prossimi giorni la calendarizzeremo sia a Napoli che a Palermo per poi fare una grande manifestazione a livello nazionale per dire che non ci stiamo più, perché il problema non è il fatto che non si rinnovino i contratti, il fatto che non c'è nessun progetto vero dietro la pubblica amministrazione, non c'è nessun progetto per garantire servizi ai cittadini. Questa è la cosa che ci preoccupa di più. Il PD non può che separare il proprio destino da questo governo Crocetta da adesso in poi. Chi vorrà sostenere questa esperienza dovrà dirlo apertamente, dovrà metterci la faccia. Noi scendiamo qui. L'annuncio arriva dal segretario siciliano dei Democratici Fausto Raciti, che in un'intervista parla del Crocetta bis come di un governo nato morto. Parole che arrivano proprio nel giorno in cui il premier Matteo Renzi torna in visita in Sicilia. Ovviamente il PD nazionale è stato messo al corrente della nostra decisione, precisa Raciti, che aggiunge: questo modo di governare è finito, Crocetta deve solo prenderne atto.
atto. Diversi motivi alla base dello strappo dei democratici con Crocetta, a sua volta iscritto al PD, e la cui candidatura era stata sponsorizzata anche da UDC e Articolo 4. Ci apprestiamo a votare forse la quarta manovra finanziaria, sostiene Raciti, in un anno. Non c'è nessuna notizia sulla vera riforma delle province. Il piano giovane è stato un fallimento tecnico e politico. Sul turismo e beni culturali non c'è un segno di vita. La programmazione europea non ha un indirizzo. All'orizzonte c'è una nuova emergenza rifiuti e non abbiamo idea di come questo governo intenda affrontarla. Per il segretario regionale del PD, inoltre, di fronte a questi problemi così seri, si è invece assistito a una serie di scontri interni al cerchio magico del governo. Una mozione di sfiducia a Crocetta, quando ci sarà la valuteremo, è la risposta di Raciti, che riguardo al comportamento che dovrà assumere il gruppo parlamentare democratici all'Ars, aggiunge: è un'articolazione del partito, credo che dovrà assumersi la responsabilità di dare risposta alla nostra gente. Onorevole D'Asero, insieme all'onorevole Foti del Movimento 5 Stelle avete fatto un sopralluogo nel reparto dedicato ai disabili del Ferrarotto, perché la sanità alla fine è sempre una costola dolente per la Sicilia. Ma sì, in un quadro di razionalizzazione e di riduzione delle spese noi abbiamo sempre sostenuto un principio, che dobbiamo far sì che le eccellenze vengano non solo garantite ma vengano potenziate. Abbiamo a Catania l'odontoiatria per disabili, è un settore importante, un reparto importante. Oggi con la collega onorevole Foti abbiamo voluto prendere visione di quella che è la realtà esistente e sostanzialmente sollecitare la direzione generale perché tenga conto che allo scadere dei contratti del personale medico impegnato in questo settore c'è necessità di trovare soluzione per poter far sì che l'azione prosegua, che le iniziative riconosciute per la qualità da tutto il territorio nazionale, perché c'è una mobilità positiva, nel senso che vengono a Catania da tutte le parti d'Italia, che in questa direzione ci sia quindi una presa di coscienza degli organi dirigenti della sanità regionale, del direttore generale, e quindi una consapevolezza a far proseguire questo settore. In tal senso, per iniziativa appunto della collega Foti, è stata anche richiesta e sottoscritta anche da me una audizione alla Commissione Sanità, che avverrà martedì assieme alle associazioni, assieme all'assessore, perché appunto si determini una fase di impegno in questa direzione. Onorevole, sicuramente attenzionare i disabili è cosa giusta, però dobbiamo dire che la sanità in Sicilia non funziona, le file anche per delle piccole sciocchezze sono interminabili. In questo senso confermo questa diagnosi, c'è proprio da parte nostra, da parte del nuovo centrodestra, una mozione in cui si richiede una commissione di studio per capire quali sono i fenomeni che nella sanità portano da una parte a determinare riduzione di costi, però nel sistema complessivo della sanità c'è un aumento di costi, quindi significa che ci sono altre realtà dove non si razionalizza ma si spende di più. Ma quel che è più grave è che assieme a questo aspetto tecnico finanziario c'è un problema di carattere gestionale generale, perché i servizi non migliorano, le file sono sempre lunghe, la gente deve, i cittadini devono aspettare tanto per avere risposte a quello che sono le loro necessità, quindi c'è qualcosa che non funziona. Allora io dico, più che fare inchieste, c'è bisogno di fare la magistratura, noi facciamo indagini e studi, quindi un'azione politica per capire quali sono i fenomeni che portano a questo stato di crisi e come poter contribuire a un miglioramento del sistema. Se la società partecipata Riscossione Sicilia vuole veramente ridurre le spese senza mettere a repentaglio il servizio e senza aggravare i costi dei cittadini, proceda con immediatezza a rescindere il contratto d'affitto per la sede di Catania, il cui canone ascende a ben 500.000 euro l'anno. Questo è il commento del capogruppo di Forza Italia, onorevole Marco Falcone, in merito al ridimensionamento delle sedi distaccate che Riscossione Sicilia sta attuando in questi giorni in campo regionale. Tagliare le sedi distaccate, molte delle quali a costo zero, e al contempo mantenere gli affitti d'oro, come quello di Catania, è un paradosso inaccettabile, ha proseguito il deputato azzurro. Rimaniamo in attesa di un serio piano industriale, ha concluso Falcone, che rilanci l'azienda mediante l'efficientamento dei servizi e una politica di serio contenimento dei costi.
Segretario, una riunione con i vertici della UIL FPL per parlare delle tante problematiche che a livello nazionale ma anche a livello locale riguardano il comparto della funzione pubblica. Pensiamo agli enti locali, pensiamo alla sanità. Proprio sulla sanità c'è anche il problema della chiusura del pronto soccorso, ad esempio il Vittorio Emanuele, la mancata apertura del pronto soccorso del Policlinico, è una sanità che avrebbe bisogno di più interventi da parte del governo regionale che tardano ad arrivare. Sicuramente abbiamo un autunno caldo. Parliamo della sanità. La sanità in questo momento c'è molta confusione, non c'è la tutela della salute pubblica. Noi vogliamo fare riflettere l'assessorato alla sanità e anche il direttore generale, che devono dare una svolta di quello che possono fare, perché poi con questi tagli che ci stanno i direttori generali quasi sono in grande difficoltà. L'onestà di un direttore generale è quello che si deve basare sulle risorse che c'è, senza nessuno sperpero, e da lì si può produrre assieme ai sindacati una logica di un progetto saggio e sano. Qui noi come Catania parleremo anche del comune di Catania, non possiamo permettere assolutamente per le maestre d'asilo, dove c'è una riduzione del 30%. Io mi faccio una domanda a me stesso: una maestra d'asilo dopo 20-30 anni di attività operativa, che guarda caso erano e sono il fiore all'occhiello di un lavoro eccellente, e questo mi fa riflettere, questa riduzione, dove le mandano a queste maestre d'asilo? Altrove? Dove calpestano addirittura la dignità? Qual è il progetto del comune? Vogliono fare entrare esterni, alcune ditte, alcune cooperative? Noi diciamo la nostra, ora basta, cerchiamo con calma e con la massima onestà di chiarire questa cosa con l'assessore. Accennato nel suo intervento anche al problema dei direttori generali, non dimentichiamo che abbiamo noi due nosocomi importanti a Catania, due strutture che ancora aspettano la nomina del direttore generale. Sì, l'assessore, la politica soprattutto non funziona, ci sono litigi in tutte le postazioni della politica siciliana. Noi speriamo che questa volta la decisione dell'assessore alla sanità sia saggia, e vogliamo che il Policlinico, il Vittorio Emanuele, non ci sia la guerra del poveretto, ma vogliamo che una struttura del genere non si penalizza. Vogliamo veramente l'equità delle cose. Se le vogliono fare, noi staremo molto attenti su questa problematica pesante. Ennesima protesta questa mattina dei lavoratori del consorzio di bonifica 9. Siamo ad una vicenda paradossale, perché i stagionali vengono licenziati, il loro contratto non viene rinnovato, c'è bisogno però di questi dipendenti per quanto riguarda l'irrigazione, il servizio che viene offerto agli utenti, utenti che si lamentano perché appunto non hanno un buon servizio, e di contro la regione esternalizza sempre di più i servizi con costi abnormi. Tutta una serie, appunto, dicevamo, di paradossi che voi denunciate con questa protesta. Bloccato via Gabriele D'Annunzio, ma che continuerete nei prossimi giorni se dalla Presidenza della Regione, se dalla Prefettura nessuno vi aiuterà. Sì, è assolutamente paradossale, come ha detto lei, in quanto gli impegni che erano stati presi sia da parte dell'amministrazione del consorzio di bonifica, sia da parte dell'assessorato all'agricoltura, del governo regionale, non erano questi. Negli incontri precedenti che abbiamo fatto all'assessorato c'era stato garantito che anche quest'anno i lavoratori stagionali potevano completare le giornate previste, e invece non è stato così. Però si continua, ci viene detto che il problema è legato alla carenza di risorse finanziarie, e invece si continua ad esternalizzare tutta una serie di servizi che potrebbero essere svolti tranquillamente dai lavoratori stagionali. Si esternalizza la vigilanza, si esternalizzano tutta una serie di servizi, ma non è più possibile. Diciamo che questo governo non ha più una visione strategica della crisi che attanaglia questa regione. Il consorzio di bonifica ha un ruolo fondamentale nell'agricoltura della nostra zona, in quanto
Si occupa di distribuire l'acqua nelle campagne. In questa fase ancora la temperatura è molto alta, gli agricoltori attendono di poter irrigare le loro campagne e invece di investire sull'agricoltura l'unica cosa che si fa è quella di tagliare qualsiasi cosa, qualsiasi speranza per i lavoratori di questa terra. È chiaro che noi chiediamo un cambio di passo, siamo qui per sollecitare l'amministrazione del consorzio, ma vogliamo degli impegni seri da parte della presidenza della regione, vogliamo che ci presentino un progetto, un programma. Noi abbiamo effettuato negli anni tutta una serie di proposte su come gestire il consorzio di bonifica, sul ruolo fondamentale che è il perno dell'agricoltura della piana di Catania, ma gli impegni, continuo a ripetere, gli impegni presi da parte dell'amministrazione regionale continuano a non essere rispettati. Un grande sciopero l'8 ottobre a Palermo dei forestali, ma intanto non si placa lo stato di agitazione che proprio il comparto forestale vive. Se guardiamo i dati dell'anno scorso e di quest'anno sono impressionanti. Solo ad agosto e a settembre si è registrato più 500% degli incendi nella nostra terra, proprio perché non sono stati messi a regime quelli che sono i turni dei vari lavoratori del comparto forestale. Da qui lo sciopero appunto dell'8 ottobre, voi chiedete l'immediato pagamento degli stipendi pregressi, la garanzia e le risorse necessarie, l'accelerazione dell'iter procedurale relativa all'approvazione delle DDL sulla stabilizzazione e il rinnovo del contratto integrativo regionale. Punti importanti però che sembrano essere ascoltati dalla regione. A Palermo la situazione è paradossale. La mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Voi pensate che in occasione dell'ultimo sciopero generale abbiamo avuto modo di registrare da parte dei tecnici esperti dell'assessorato agricoltura che erano convinti che gli stipendi di giugno e luglio fossero stati già pagati. Abbiamo impiegato del tempo per spiegargli che era necessario fare una telefonata e verificarlo subito. Questi stipendi non sono stati pagati nemmeno oggi, mentre stiamo qui parlando. Per queste ragioni, ma soprattutto per il fatto che il governo è, come dire, pronto a fermare i lavoratori 151isti al raggiungimento di 101 giornate lavorative, i 101isti al raggiungimento di 51 giornate lavorative e i 78isti al raggiungimento di 10 giornate lavorative, qualora non dovessero sbloccarsi i fondi PAC, pare che siano sotto osservazione da parte della Corte dei Conti, insomma la dice lunga rispetto a quella che è la gestione del comparto, un comparto che non solo ha registrato i danni di cui ha parlato lei, quindi il 500% di aumento degli incendi rispetto al 2013, ma che sta lasciando in mezzo ad una strada migliaia e migliaia di lavoratori che vivono solo ed esclusivamente con questo tipo di lavoro. Non è stato in grado il governo di utilizzare la loro professionalità per ridurre i danni. E se non saremo in grado di mettere in piedi un'azione di lotta forte, vibrante, questo governo con ogni probabilità non consentirà a questi lavoratori di completare le giornate lavorative previste dalla legge, che rappresentano il minimo storico delle giornate. Pensate che 6-7 anni fa questi lavoratori lavoravano più giornate lavorative di quanto non lavorino oggi. È stata la provvidenziale telefonata ai carabinieri a salvare la vita di una donna cinquantenne originaria del Brasile. Stanotte, infatti, intorno all'1:30, al 112 è giunta una telefonata da parte di un non cittadino, il quale, allarmato, ha riferito che una sua amica cinquantenne, poco prima al telefono, aveva manifestato l'intenzione di suicidarsi. L'operatore della centrale operativa ha allertato i colleghi della stazione di Ognina, che rapidamente sono riusciti a identificare la donna e la sua utenza telefonica. A questo punto il militare ha chiamato la cinquantenne dopo una lunga opera di persuasione è venuta a conoscenza che la stessa aveva già ingerito diversi farmaci. La donna, che confidava di sentirsi intorpidita, confortata dalla voce del militare, si è lasciata consigliare e, raccogliendo le ultime forze su richiesta del carabiniere, ha aperto la porta d'ingresso per poi sdraiarsi sul suo letto. Nel frattempo, tempestivamente sul posto è giunta una gazzella dell'arma. I militari, entrati nell'abitazione in via Monsignor Domenico Orlando, sono riusciti subito a trovare la donna ancora riversa nel letto al telefono col collega. Immediatamente sul posto è arrivata anche il personale del
118 che ha dato le prime cure mediche alla malcapitata trasportandola all'ospedale Cannizzaro. Grazie all'intervento provvidenziale dei carabinieri, la cinquantenne, pur rimanendo in osservazione all'ospedale, non versa in pericolo di vita. E Clarissa Marchese, Miss Italia 2014, la ragazza siciliana originaria della provincia di Agrigento è nata a Sciacca e risiede a Ribera. Ha 20 anni, occhi e capelli castani ed è alto 1,78 m, è l'11ª vincitrice siciliana della storia di Miss Italia. È stata incoronata a Jesolo in diretta sulla 7 ieri sera. Miss Italia 2014 ha battuto nella volata finale la veneta Sara Nervo, seconda classificata, e Giulia Salemi sul podio al terzo posto proveniente dall'Emilia Romagna. Quarta la marchigiana Claudia Filipponi e quinta Sara Battisti del Trentino Alto Adige. Clarissa, come dicevamo, è l'11ª Miss Italia siciliana e la terza consecutiva dopo Giusy Buscemi e Giulia Arena. Diplomata liceo scientifico, è iscritta alla facoltà di logopedia a Parma ed aspira a lavorare con i bambini. Il papà Giuseppe ha una pizzeria, mentre la mamma Marisa è americana di origini siciliane. La ragazza è vissuta per 2 mesi in America. Clarissa è molto legata, come ha dichiarato lei stessa, alla sorella Erika di 24 anni e lei ha più volte ripetuto durante il suo percorso a Miss Italia la sua più grande fan. La nuova reginetta ha studiato danza per 10 anni. Thank you.